Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la SDS, signori miei, con la serie delle 7. Allora, prima di partire col video ragazzi, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941, trovate il link in descrizione. E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link che c'è sempre in descrizione. Con l'applicazione PayPal. Detto questo, signori miei, il Real Madrid ha comprato chi? Bernardo Silva. Se noi un giorno riusciremo a mettere lì un'inquadratura dei nostri gamberetti che fa tutta la presentazione così di un giocatore che abbiamo comprato, non lo so, non lo sapremo mai. Partiamo col video, raga. Ok ragazzuoli, allora noi siamo al ridosso della partita contro l'Huddersfield, penso. E siamo in casa, quindi vediamo un attimino cosa possiamo fare come formazione. Allora, facciamo uscire Morris e facciamo giocare Naga. Facciamo uscire Casadei e facciamo giocare... No, Esposito l'ha giocata. Allora, fuori Nicholson. Ma Esposito le sta a giocare tutte. Diamo un turno di riposo a Nicholson. Fuori Amponsà e torna a Raid. Perfetto, Mariani la gioca, però Red lo mettiamo di qua. Qui mettiamo Watanabe, così non si arrabbia nessuno. Al posto di Salazar mi fai giocare Hamilton. Edrolo lo gioca lo stesso, ok. Ce li abbiamo tutti. Raga, purtroppo io un poco di turnover lo devo fare, perché cioè, abbiamo delle partite ravvicinate. È impressionante. E in difesa, l'unico punto fermo della nostra difesa è Lima, quello che è appena arrivato a costo zero praticamente. Quindi l'unico che ci possiamo tenere fisso, perché è quello più forte. Allora, Morecambe Huddersfield, martedì 16 agosto 2022. Loro vengono dalla vittoria contro il Charlton. Ma che ci famo? Ci pareggiamo, va bene raga, va bene. Gol di Hamilton e Claudio. Sono usciti Casadei e Reid per Nicholson e Cunningham. Buono, va bene. Cunningham ha assaggiato il campo praticamente. Vincevamo o perdavamo? No, perdavamo 2-1. Hamilton l'ha pareggiato all'89esimo. Porca miseria, che botta di 23, signori miei. Che botta di fondo schiena. Ok, stiamo calmi. Harwood, volevo dirle che sono un po'... Che c'hai, Harwood mio? Rifiutate il prestito per Tego. Porca miseria, mamma mia. Allora, Harwood che dice? Volevo dire che sono un po' preoccupato per le voci che circolano. Le chiedo un'altra possibilità per venire a essere un giocatore. Ci penserò, ti darò un'altra possibilità. Così sta bello tranquillo. Lui, ho bisogno di giocare, non c'è niente da fare con Johnson. Oramai si è bloccato così. Io voglio solamente vedere una cosa nella classifica, raga, prima di andare alla prossima partita. Ovvero, le prime 6 vanno ai playoff. Ok, le prime 6 vanno ai playoff e le prime 2 invece sono in promozione diretta. Noi siamo a 8 punti. Siamo a 2 punti della promozione diretta, raga, con Crystal Palace primo, Burnley secondo, Nottingham Forest terzo, Sheffield quarto, Hull City 5, Leeds sesto e Morecambe settimo. Noi abbiamo pareggiato con l'Huddersfield che è praticamente ottavo. Va bene. Il problema è la prossima partita, raga, che è del Nottingham Forest, se non sbaglio, che è la terza in classifica. Noi siamo per... cioè, un mese di agosto, partenza col botto, signori miei. Non abbiamo minimamente la possibilità di recuperare un attimo le forze. Offerta per il prestito di Cunningham. No, Cunningham non lo diamo. Cunningham l'abbiamo messo in prestito oppure no? Sul mercato. Cunningham è sul mercato, sì. Sì, Cunningham è sul mercato. Allora, ok, puoi andare in prestito, Cunningham mio. Accetta. Vediamo se almeno lui riesce a capire che è importante che se ne vada in prestito. Parla, vedi se gioca. No, Mitchell vuole giocarla. Ci penserò, sì. Ok, Mitchell mio. Allora, calma e sangue freddo. Torniamo alla formazione. Allora, Claudio, qui torna Morris. Casadei fuori. No, non può. Kuruma è ancora troppo giù. Mariani Raid, fuori Raid, dentro Amponsà che ha recuperato. Fuori Esposito, dentro Nicholson. Fuori Watanabe, dentro Mitchell. Fuori Lima, raga. E facciamo giocare Harwood. Harwood e Salazar, ecco, così dovrebbero tornare tutti e due contenti. Drollo va bene lì. E poi che abbiamo? Lima e Hamilton in panchina. Naga, Cunningham, Esposito, Johnson, Teco, Dudu, Kuruma, Alvarez e Reid. Va bene. Andiamo con loro, raga. Andiamo con loro. Allora, siamo fuori casa, signori miei. Siamo fuori casa contro il Nottingham Forest. Non la vedo per niente facile, però...
Dobbiamo combattere su ogni partita, raga. Andiamo in campo. Loro vengono da una vittoria contro il Charlton per 4-0. Ahia, noi che ci famo? Ci perdiamo 3-1. E vabbè, raga, era molto scontata come cosa. Abbiamo trovato il gol del 2-1 con Morris al 76esimo. E loro hanno fatto al 77esimo con un show il 3-1 finale. Va bene, va bene, va bene. Noi forse l'unica speranza che abbiamo, raga, è puntare al sesto posto dei playoff. Forse. Altro turno di coppa. E tante mail per noi. Allora, resoconto finale su. Ah, sono arrivate su Ignazio. Resoconto finale su Caramà, su Peter Pan e su Silvio. Ok, andiamoci a vedere tutti questi resoconti, raga. Allora, iniziamo da Silvio. Silvio un 63. Ok, Silvio un 63. Velocità 81, equilibrio 80, accelerazione agilità. Cross, potenza tiro 62. Passaggio corto, ok. Caramò invece potenza tiro 60. Lui già è 62. Finalizzazione 45, 55. Ah, Caraman, mamma mia, che fai proprio pena. E quanto sei di 60, no? Caramò è già bocciato. Poi abbiamo, vabbè, Ignazio è un TD, un 57. No, raga, non ci penso proprio a prendermi Ignazio. Velocità scatto, equilibrio, resistenza. Cross finalizzazione, come faccio a far giocare Ignazio? Però 1,74 m non sarebbe male. Boh, Ignazio lo valutiamo. E invece Peter Pan, velocità scatto 79, accelerazione 83, agilità 81, è molto più forte di Silvio. E invece qui cosa abbiamo? Finalizzazione 52, finalizzazione 55, precisione testa 63, potenza 62, 64. Raga, io mi vado a prendere a Silvio, mi vado a prendere a Peter Pan, raga. Quanto è di overall? 62, però c'ha 19 anni. Invece Myla, invece Silvio è un 63 di 20 anni. Niente, mi vado a prendere a Peter Pan, raga. Mi vado a prendere a Peter Pan. Andiamoci a comprare Peter Pan, deciso. Deciso, 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 deciso. Peter Pan, coi gamberetti volerà. Sei sicuro di voler archiviarla? No. Chi è che mi stava parlando? Mitchell, anche se non abbiamo vinto, continua a lavorare per migliorare, dai. Mitchell mio, tranquillo, tranquillo. Andiamoci a prendere Silvio, andiamoci a prendere Peter Pan. Chi è? No, Silvio, Peter Pan, signore, abbia mercato. Andiamoci a prendere Peter Pan, il nostro 62. Contatta per acquistare. Speriamo che non rompa le scatole, che vuole essere cruciale, ma gli basti un turnover semplice, così non abbiamo problemi di sorta. Il nostro Papa Maullo deve usare tutte le. Promessa. Va bene. Controfferta dovrebbe essere quello più basso. Promessa. Va bene, accetta, accetta. Promessa. Siamo d'accordo. Mi sei già simpatico, Peter Pan mio. 5 anni di contratto. Peter Pan, i termini dell'offerta le soddisfano. Ignoriamo la clausola rescissoria. Vuole 1.300 più un bonus di ingaggio di. Ah sì. Stipendio considerato 2,5, 1,300, accettiamo, va bene. Ok, abbiamo comprato il nostro Peter Pan, signori miei. E Ignazio non mi fido, raga. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno dei giovani da poter portare in prima squadra, magari a gennaio. Allora, sessione di allenamento. Allora, andiamo a rimettere questa di qua. Leviamo Cunningham, che non c'entra niente. E andiamo a mettere il nostro Peter Pan, signori miei. Dove sta Peter Pan? Peter Pan, eccolo qua. Dai, Peter. Devi migliorare in tantissime cose. Velocità, controllo palla, dribbling. No, mi servi che impari a tirare in porta. Difficile, precisione, protezione d'attacco, passaggio corto, potenza tiro. Ok, limiti devi lavorare, zio. E questo andiamo a salvare. Johnson, Johnson, vediamo se un giorno riusciremo a venderlo. Lo salviamo come attack. Perfetto. Attack, e questo di qua lo andiamo a elimina, perfetto. Così gli attaccanti li abbiamo sistemati, raga. Alleniamo loro, bella così. Se un giorno riusciamo a levarci anche Claudio diventa un 73. Porca miseria. Porca miseria, signori miei. Dai così, dai così. Va bene così. Allora, andiamo alla prossima partita in coppa contro il Cardiff. Ecco, questa già sarebbe una partita che noi potremmo un attimino. Offerta per il trasferimento per Morris. Non arrivano le offerte che non mi interessano. Rifiuta, rifiuta. Cunningham ci sta ancora pensando? Sì, Cunningham mio. Sarebbe la tua scelta migliore andartene in prestito, Cunningham mio. Senti un uomo che può consigliarti bene. Allora, andiamo avanti.
Del Cardiff, raga, a me la coppa non interessa, raga, quindi facciamo una serie di turnover anche perché poi c'è lo Stoke City e non possiamo perdere troppa strada nei confronti dei nostri avversari. Oh, Cunningham è andato in prestito. Cunningham è andato in prestito. Santo Cunningham, grande, grande amico mio. Chi è che sta attraversando un buon momento? Allora, Cunningham è andato in prestito, tutto buono e benedetto. E Reid sta attraversando un periodo di forma, un buon periodo di forma. Mi sento bene. Ok, Reid vuole giocare. Johnson invece è arrabbiatissimo. Beh, bene. Tornerai più forte. Devi andare, Johnson. Mamma mia, che sei pesante. Allora, raga, abbiamo detto che in coppa a me non mi interessa minimamente. Quindi facciamo giocare Naga e facciamo esordire dove sta Peter Pan. Peter Pan, che è un piede sinistro. Sinistra a destra. E Naga, perfetto, raga. L'attacco brasiliano-giapponese. Sulla destra facciamo giocare Kuruma. A centrocampo abbiamo detto che c'è Reid che vuole giocare, lo facciamo giocare al posto di Mariani, facciamo esordire Alvarez che è un 59, raga. Lo so, mi state odiando in questo momento, ma io devo far giocare anche quelli più giù di overall, raga. Qua gioca Watanabe, qua facciamo giocare Hamilton, sì, Hamilton, Salazar, no, allora facciamo giocare Harwood ed Hamilton, così Harwood riprende fiducia, Drollo lo gioca per forza, al posto di McKinney gioca Yadama. Perfetto, raga. Io voglio lasciare qualcuno a riposarsi. Facciamo riposare Claudio. Facciamo riposare. Ci portiamo Johnson. Facciamo giocare a riposare anche. Niente, va bene così. Farei riposare anche coso. Tekududu. No, va bene così. Dai, 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 va bene così. Facciamo questa partita, raga, e chiudiamo il video. Che prenderemo le batoste, quelle pesanti, raga. Ma non ha importanza. Non ha importanza. Con del Cardiff in coppa. Possiamo tranquillamente uscire da questa Carabao Cup, non ci interessa, non ci danno soldi. Loro vengono da una vittoria contro l'Hull City, no? Che ci facciamo? Ci perdiamo 2-0, va bene, va bene. È uscito Alvarez per far entrare Nicholson, unica cosa dei nostri gamberetti. Ha esordito Peter Pan che si è fatto tutti i 90 minuti. Bravo Peter, il nostro giovane, giovane sognatore. Va bene così. Va bene ragazzuoli, e intanto ci siamo levati questa coppa da in mezzo alle scatole. Credevo avrei potuto fare meglio, non ti preoccupare, ci sono levati questa coppa in mezzo alle scatole che già è tanta roba. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!